un nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico gilet molto semplice che io ho deciso di chiamare gilet classic, proprio perché è uno dei gilet più classici da poter realizzare, solo che la particolarità sta nel fatto che io ho utilizzato due punti diversi per poterlo realizzare. Per quanto riguarda il filato, ve lo faccio vedere subito. Io ho utilizzato il filato della lana gatto linea merino cotton, che è un filato da 50 grammi che è misto lana e cotone, quindi perfetto per essere usato proprio nella mezza stagione, ma anche in estate, perché come potete vedere non ho fatto le maniche lunghe, non è troppo chiuso in quanto il motivo sotto è forato, e questo permette appunto di poterlo sfruttare in quelle serate dove c'è un po' più di umidità e vogliamo coprirci sulle spalle. Per quanto riguarda questo filato, voglio farvi vedere altri due colori presenti sul sito, ma ce ne sono veramente tantissimi, eccoli qua, tutti dei colori pastello, quindi perfetti appunto per la primavera e anche l'estate. Oltre questi due abbiamo anche il bianco, c'è un pesco, veramente un bellissimo Tiffany, quindi è azzurro, non mi ricordo più, ok, comunque sono tutti presenti sul nostro, sul mio sito, di cui vi lascio il link in descrizione. Per quanto riguarda il quantitativo, questa è una taglia S e io ho utilizzato 250 grammi, mi raccomando, taglia M ve ne occorrono 300, taglia L 350. Se volete fare le maniche, a quel punto mi raccomando andate a comprare almeno un 100 grammi in più, perché soltanto con 50 grammi riuscirete a fare soltanto una manica, quindi ve ne occorrono due. Questo vale sia per una taglia S che per una taglia M che una taglia L. Ah, e come uncinetto io ho utilizzato l'uncinetto del numero 4. Come vi dicevo e come si vede, a me è principalmente un gilet estivo, quindi non l'ho fatto chiuso. Alla fine ho solo rifinito con due giri di mezze maglie alte, ma voi potete fare il bordino, potete farla più lunga, quindi quando andate a fare gli aumenti, perché si parte da sopra in top down, potete farne di più sulla parte avanti proprio per poterla avere più chiusa, quindi ci sono vari metodi per avere comunque questa gilet più chiuso. Potete, come ho detto, fare anche le maniche, come vi dicevo, un top down, quindi si parte dall'alto, si fa con si procede con un punto chiuso, ma poi dopo diciamo in vita. In realtà avevo deciso di farlo un po' più sotto, poi ho deciso di lasciarlo così com'era, quindi diciamo un po' altezza vita. Sono andata a cambiare il punto che l'ho fatto fino a dove arriva il gilet, come potete vedere, diciamo sotto al sedere. Naturalmente, un'altra cosa che non vi ho detto, potete fare il gilet molto più lungo, quindi diciamo uno spolverino senza maniche. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra, sono ancora indecisa se fare un gilet o una giacca, per adesso diciamo giacca, io utilizzerò il filato della lana gatto linea merino cotto. Il colore che ho scelto io è il 14419, che è questo colore che dalla telecamera sembra molto più scuro, però in realtà è un bellissimo arancione, molto più tenue, quasi un matto chiaro, non so neanche io come definirlo bene questo colore, ma lo adoro. Però ci sono presenti anche altri colori che trovate tutti sul sito. Allora inizieremo da un top down, lavoreremo con un centro numero 4 e mezzo. Io ho montato 96 catenelle. Ora per una taglia M andate a mettere un totale di 5, massimo 10 catenelle in più. Se ne mettete 5 avrete per ogni lato una catenella in più, quindi due davanti, due per il uno a destra, una sinistra per le maniche e uno dietro. Se ne mettete 10 catenelle in più, allora in quel caso 2 su ogni parte davanti, 2 su ogni lato della manica e 2 dietro. Per una taglia L io vi consiglio direttamente di partire tra 10 o 15 maglie, anche in questo caso 10 sono, come ho detto, sono 2 maglie in più per lato, se ne mettete 15 sono 3 maglie in più per lato. Alla fine non dovete farla molto molto larga lo scolo, perché già il mio è bello largo, quindi potete aumentare di poco e andare fuori a fare poi più giri di aumenti rispetto a me. Naturalmente avete già visto la foto iniziale, quindi se siete una taglia S o una taglia M o una taglia L e lo volete già più chiuso rispetto a me, allora in quel caso invece tipo di 5 catenelle ne andate a mettere 7, in modo tale che davanti invece di aumentare soltanto di una aumentate di 2. Per chi è invece una questa per chi è una taglia M, taglia L, quindi invece di 10 ne fate 12 o 17 invece di 15, sempre per avere le due maglie in più sul davanti in più rispetto a quello che ho già detto.
taglia S, l'unica cosa che dovete fare invece di andare a montare 96 catenelle, ne montate 98, appunto per avere poi una catenella in più per ogni lato davanti. Questo vi permetterà di avere poi la lavorazione un po' più chiusa. Quindi possiamo iniziare a fare il nostro primo giro. Andiamo a realizzare 2 catenelle che sono la prima maglia alta. Salto la prima delle mie catenelle iniziali e vado a fare altre 11 maglie alte per un totale di 12, una in ogni catenella. Mi raccomando, chi ha messo le catenelle in più deve andare a mettere la maglia alta in più. Quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, quindi ho 3, 6, 9, 10, devo fare un totale di 12, quindi 11 e 12. Realizzate le 12 maglie alte, andiamo a fare il nostro primo angolo, quindi saltiamo una catenella, entriamo nella successiva, andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, salto una maglia alta e adesso devo andare a fare la mia manica. Per fare la manica vado a fare, nel mio caso, 15 maglie alte. Mi raccomando, per chi ha messo le catenelle in più vado a mettere quella che ha messo in più, quindi ho 2 maglie alte o una, di quante, in base a quante catenelle avete messo. Quindi adesso continuo la lavorazione andando a fare un totale di 15 maglie alte. Ho realizzato le mie 15 maglie alte, vado a prendere il filo, salto una catenella, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, salto una catenella e adesso di maglie alte ne dobbiamo andare a fare un totale di 30. Mi raccomando, chi ha messo le catenelle in più vado a mettere le maglie alte in più. Io, avendo puntato la parte dietro, 30 catenelle. Terminate le 30 catenelle, scusatemi, le 30 maglie alte, vi farò vedere come continuare. Ho realizzato le mie 30 maglie alte, quindi salto una catenella, andiamo a fare il nostro terzo angolo, quindi andiamo nella seconda catenella, andiamo a fare maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta, salto una catenella, mi ritrovo nella manica e quindi vado a fare di nuovo le mie 15 maglie alte. Chi ha messo le catenelle in più, mi raccomando, come sempre, lo ripeto sempre, deve andare a fare una catenella o due, cioè una maglia alta o due maglie alte in più, in base a quante catenelle in più rispetto a me andate a mettere. Quindi adesso vado a fare le mie 15 maglie alte, poi facciamo l'ultimo angolo insieme e terminiamo il giro. Ho terminato le 15 maglie alte, salto una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, salto una catenella e vado a terminare il mio giro andando a fare le mie 12 maglie alte. Terminato questo giro passeremo al giro successivo, che è il giro che andremo sempre a ripetere e che ci servirà per poter fare gli aumenti necessari. Quindi io continuo, finisco il giro, vediamo come fare il secondo. Allora, ho terminato il mio primo giro e quindi ho i miei angoli. Ok, possiamo andare a fare il secondo giro e andiamo a fare quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi davvero semplicissimo. Ok, scusate, tirato il filo, quindi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera. Quindi continuo a lavorare andando a fare appunto una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al mio angolo. Sono per arrivare al mio angolo, quindi 11 12 maglie alte e qui ho il mio angolo. E adesso invece andiamo a fare una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio dell'angolo, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella,
2 catenelle di separazione, quindi una, due, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio del giro precedente e adesso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 15 maglie alte, quindi da arrivare all'altro angolo e farvi vedere di nuovo l'aumento. Ed eccomi qui, sono arrivata al secondo angolo e quindi di nuovo maglia alta sopra il ventaglio, maglia alta nell'archetto di una catenella, 2 catenelle di separazione, rientro maglia alta, maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio e poi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. In questa maniera, quindi semplicissimo. Ora, senza che ve lo faccio rivedere perché è uguale per tutti gli angoli, quindi ogni volta che arriviamo all'angolo, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta all'interno del ventaglio, 2 catenelle, rientro maglia alta, una maglia alta sopra ogni sopra il la maglia alta del ventaglio e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Questo è il giro che dovremo andare a fare con gli aumenti. Quindi vedete che man mano la lavorazione tenderà ad allargarsi proprio perché stiamo andando ad aumentare le nostre maglie alte. Nel giro successivo farete sempre maglia alta sopra ogni maglia alta, maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio e all'interno dell'archetto di 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, si rientra in maglia alta. Però quando non, io adesso continuo a fare i giri con gli aumenti. Quando arriveremo a non dover fare più gli aumenti, voglio farvi vedere come si fa. Non dovendo fare più gli aumenti, io vado a fare la mia maglia alta. Quindi finisco il lato, vado a fare la mia maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, realizzo 2 catenelle e vado direttamente sopra l'altra maglia del ventaglio. In questa maniera e faccio così per ogni angolo, quindi quando non dovrò fare più aumenti è così che si va a lavorare, andando a fare l'ultima maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle, si salta tutto e si va sulla maglia alta del ventaglio. Questo è quando arriveremo a fare i giri senza aumenti. Io naturalmente vi dirò quanti giri di aumenti ho fatto e quanti giri senza. Diciamo che più aumenti fate, meglio sarà per poter mettere i marcatori sotto e naturalmente rispetto a quello che vi dirò io, tipo io se non so, farò 6 giri di aumenti, sicuramente una taglia M ne dovrò andare a fare 8 e una taglia L 10, però non lo so ancora, io sto lavorando adesso, quindi man mano che procederemo vi dirò alla fine quanti giri con aumenti ho fatto, quanti giri senza aumento sono andata a fare. Allora, ho fatto un totale di 13 giri, al nono giro mi sono fermata con gli aumenti, quindi ve lo faccio vedere, quindi al nono giro mi sono fermata con gli aumenti e quindi sono andata a fare semplicemente una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, le 2 catenelle di nuovo maglia alta sopra la maglia alta successiva, quindi non ho fatto più le maglie alte all'interno dell'archetto in modo tale da non fare più gli aumenti. Quindi questo è il risultato per me, come giri vanno bene. Per una taglia L io consiglio di fare almeno 2 giri in più rispetto a me con gli aumenti e poi arrivare quindi diciamo a 15 giri se non anche 16 prima di mettere il marcatore. Per una taglia L invece andate a fare almeno 4 giri in più rispetto a me con gli aumenti e arrivate almeno a 17-18 giri prima di mettere il marcatore. Una volta messo il marcatore continuiamo a fare la lavorazione sempre questa di maglie fino a sotto al seno, poi da sotto al seno cambieremo la lavorazione e naturalmente vi farò vedere come. Quindi per adesso io vado a lavorare in questa maniera, l'uncinetto sempre del 4 e mezzo, quindi vado sempre a fare le mie 3 catenelle e una maglia alta sopra ogni maglia alta. Vi farò vedere una volta arrivata al marcatore come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Eccomi qua, ho fatto l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta e sono dove ho il marcatore, quindi nell'angoletto. Quindi prendo il filo, entro sia nell'angolo avanti che nell'angolo dietro e vado a fare la mia maglia alta. Ve lo faccio vedere anche senza il marcatore, quindi io tolgo il marcatore e rifaccio la stessa cosa, quindi prendo il filo, entro nell'archetto del davanti, esco nell'archetto dietro e vado a fare la mia maglia alta. E
e poi vado a lavorare manualmente di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al secondo marcatore. Arrivata al secondo marcatore, vi farò vedere di nuovo come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata al mio secondo marcatore, quindi lo vado a togliere e di nuovo passo dalla parte dietro alla parte avanti. Quindi prendo l'uncinetto, entro nell'archetto di 2 catenelle e vado nell'archetto successivo, nell'archetto sul davanti, esco e vado a fare la mia maglia alta. E si continua poi a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Continuerò questo giro fino ad arrivare, penso sotto al seno o comunque alla quasi sopra la vita, quindi non vorrei scendere troppo e vi naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a fare e poi vi farò vedere il cambio motivo, perché andremo a fare la parte finale con un motivo diverso in modo tale da rendere un po' più particolare questo, questa lavorazione. Allora, ho fatto un totale di 12 giri, quindi diciamo che alla fine sono arrivata poco dopo sotto il seno e quindi adesso possiamo andare a cambiare punto. Mi raccomando, voi potete fare più giri, arrivare anche alla vita, dove preferite. L'importante è che una volta arrivata al punto che volete, andiamo a cambiare il nostro motivo. Quindi lavoriamo sempre con l'uncinetto del numero 4 e mezzo e andiamo a lavorare in questa maniera. O vi alzate con una catenella o entrate direttamente nella prima maglia bassa, maglia alta e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 3 catenelle, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione e si saltano 2 maglie di base e si ricomincia da capo. Quindi entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto 2 maglie alte, vado nella terza, realizzo una maglia alta, 3 catenelle, prendo il filo, rientro maglia alta. 2 catenelle, salto 2 maglie alte e si ricomincia da capo. Quindi entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto 2 maglie, entro nella terza e vado a fare maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta. 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie, ricomincio da capo. Devo andare a fare questo quindi per tutto il mio primo giro. Allora, io sto per terminare il giro, ma come potete vedere mi avanzano molte più maglie rispetto a se vado a saltare solo 2 maglie. Quindi se io vado a fare qui, salto le 2 maglie, vado a fare il mio ventaglio, poi mi avanzano 4 maglie. Quindi per terminare il giro salto 3 maglie, entro nella quarta e vado a fare maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 3 maglie alte, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Questo mi serve soltanto adesso per terminare il giro. Quindi poi dalla prossima, vedrete quando rifaremo le maglie alte, io ne diminuirò 2 perché appunto poi farò uguale tutto il giro, quindi andrò a diminuire 2 maglie alte, ma non mi cambia niente, quindi soltanto, sono soltanto 2 maglie alte in meno. Quindi ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro. Mi raccomando, questo è successo a me, va a finire che ad altri invece se avete messo un numero di maglie alte iniziali non succederà, però ripetiamo, non cambia assolutamente nulla, si stringe un po' la lavorazione, ma soltanto di 2 maglie alte, quindi neanche tantissimo, e per me va benissimo così. Quindi andiamo a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 2 maglie alte non chiuse, una e due, e le chiudo insieme. 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, una, due, e le chiudo insieme. 2 catenelle, prendo il filo e rientro di nuovo da fare 2 maglie alte non chiuse, una, due e le chiudo insieme. Catenella di separazione e ritorno direttamente nell'archetto di 3 catenelle del ventaglio a fare i miei gruppi di 2 maglie alte. Quindi entro e dentro e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, una, due e le chiudo insieme. 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, una,
2 e le chiudo insieme. 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, una, due, e le chiudo insieme. Catenella di separazione, di nuovo andiamo direttamente nell'archetto di 3 catenelle, andiamo a fare le nostre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, le chiudiamo insieme. 2 catenelle, prendo filo, rientro altre 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientriamo, 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, le chiudiamo insieme, catenella di separazione e si ricomincia da capo. E andiamo a fare questo per tutto il nostro secondo giro. Sto per terminare il mio secondo giro, ho fatto gli ultimi 3 catenelle, gli ultimi 3 gruppi di 3, di 2 maglie alte chiuse insieme, prendo il filo, vado nella maglia bassa e vado a fare la mia maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia alta. E si ricomincia da capo, quindi catenella di separazione, archetto di 2 maglie di 2 catenelle, vado a fare la maglia alta. Catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta. Catenella di separazione, archetto successivo, una maglia alta, ossia dove abbiamo la catenella di separazione. Continuiamo così, quindi per tutto il nostro terzo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il nostro quarto e ultimo giro. Quindi veramente molto semplice. Sto per terminare il mio terzo giro, ho fatto la maglia alta, catenella di separazione, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Mi giro con la lavorazione, vado a fare il mio quarto e ultimo giro. E andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta. E continuiamo così, quindi per tutto il nostro giro. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta in ogni archetto di una catenella. Terminato il nostro quarto e ultimo giro, vi farò rivedere un attimo come andare a rifare il primo giro. Sto per terminare il mio quarto e ultimo giro, vado a fare una maglia alta nell'archetto di una catenella e una maglia alta entrando nella terza catenella. Adesso si ricomincia dal primo giro, quindi ci giriamo con la lavorazione o vi alzate con una catenella o andate direttamente dentro la maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, si saltano 2 maglie alte, si entra nella terza e andiamo a fare maglia alta, 3 catenelle, rientriamo maglia alta. 2 catenelle di separazione, si saltano 2 maglie alte, si fa una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, si saltano 2 maglie alte, si ricomincia da capo. Quindi normale, veramente sono 4 giri semplicissimi, un punto che abbiamo già fatto in passato. Qui naturalmente quando terminerò dovrò saltare solo 2 maglie perché come vi ho detto le ho perse qui, ma qui non le ho più, quindi mi trovo normalmente a saltare solo 2 maglie e procederò così fino alla lunghezza desiderata. Sono ancora indecisa se fare una giacca stile Chanel, quindi alla fine fermarmi poco sui fianchi o se farla lunga. Diciamo che man mano che procederò la proverò e deciderò il da farsi. Per adesso mi piace come sta venendo.
Allora, io ho fatto alla fine 5 volte il mio motivo forato e mi sono fermata perché va benissimo così. L'unica cosa che vi dico è che alla fine sono andata a fare attorno a tutta l'apertura 2 giri di mezze maglie alte, tranquille. Ho fatto una mezza maglia alta dove ho ogni maglia alta sotto e sui fianchi e su in alto, mentre lateralmente sono andata a fare una mezza maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale e l'archetto che mi il forellino, quindi semplice semplice, e ho fatto 2 giri come potete vedere per tutta l'apertura. L'unica cosa, mi raccomando, quando state nell'angolo andate a fare 3 mezze maglie alte, così da avere l'angolo tondo e non rigido a punta. Quindi nell'angolo 3 mezze maglie alte sia sopra che sotto. Io ho fatto solo 2 giri, voi potete farne anche più di 2, potete farne 3, 4, quanto vi volete chiudere il vostro cardigan. Io volevo soltanto rifinire. E un'altra cosa, quando andate nell'angolo, quando dovete rifare di nuovo le 3 mezze maglie alte, mi raccomando, la fatela sempre dove avete la seconda del gruppo di 3 del giro precedente. Detto ciò, io non farò le maniche perché alla fine ho deciso di fare tipo a gilet e quindi il mio, adesso lo possiamo dire, gilet è terminato.